Dialogo della natura e di un islandese. Un islandese, che era corso per la maggior parte del mondo e soggiornato in diversissime terre, andando una volta per l'interiore dell'Africa e passando sotto la linea equinoziale in un luogo non mai prima penetrato da uomo alcuno, ebbe un caso simile a quello che intervenne a Vasco di Gama nel passare il capo di Buona Speranza. Quando il medesimo capo guardiano dei mari australi gli si fece incontro sotto forma di gigante per distorlo dal tentare quelle nuove acque. Vide da lontano un busto grandissimo, che da principio immaginò dover essere di pietra e a somiglianza degli ermi colossali veduti da lui molti anni prima nell'isola di Pasqua, ma fattosi più da vicino. Trovò che era una forma smisurata di donna seduta in terra, col busto ritto, appoggiato di dosso e il gomito a una montagna, e non finta, ma viva, di volto mezzo tra bello e terribile, gli occhi e i capelli nerissimi, la quale guardavalo fissamente, e stata così in buono spazio senza parlare, all'ultimo gli disse, natura, chi sei, che cerchi in questi luoghi dove la tua specie era incognita. Islandese, sono un povero islandese, che va fuggendo alla natura e fuggitela quasi tutto il tempo della mia vita per cento parti della terra. La fuggo adesso per questa. Così fugge lo scoiattolo dal serpente a sonaglio finché gli cade in gola da se medesimo. Io sono quella che tu fuggi. La natura, non altri. Me ne dispiace fino all'anima e tengo per fermo che maggior disavventura di questa non mi potesse sopraggiungere. Ben potevi pensare che io frequentassi specialmente queste parti, dove non ignori che si dimostra più che altrove la mia potenza. Ma che era che ti muoveva a fuggirmi? Tu dai sapere che io, fino nella prima gioventù, a poche esperienze, fui persuaso e chiaro. Della vanità della vita e della stoltezza degli uomini, i quali combattendo continuamente gli uni con gli altri per l'acquisto di piaceri che non dilettano e di beni che non giovano, sopportando e cagionandosi scambievolmente infinite sollecitudini e infiniti mali che affannano e nuociono in effetto, tanto più si allontanano dalla felicità, quanto più la cercano per queste considerazioni deposto ogni altro desiderio deliberai non dando molestia a chi che sia non procurando in modo alcuno di avanzare il mio stato non contendendo con altri per nessun bene del mondo vivere una vita oscura e tranquilla e disperato dei piaceri come di cosa negata alla nostra specie non mi proposi altra cura che di tenermi lontano dai patimenti con che non intendo dire che io Pensassi di astenermi dalle occupazioni e dalle fatiche corporali, che ben sai che differenza è dalla fatica al disagio e dal viver quieto al vivere ozioso. E già nel primo mettere in opera questa risoluzione, conobbi per prova come egli evano a pensare: se tu vivi tra gli uomini, di poter, non offendendo alcuno, fuggire che gli altri non ti offendano, e cedendo sempre spontaneamente. E contentandosi del menomo in ogni cosa, ottenere che ti sia lasciato un qualsivoglia luogo e che questo menomo non ti sia contrastato. Ma dalla molestia degli uomini mi liberai facilmente, separandomi dalla loro società e riducendomi in solitudine, cosa che nell'isola mia nativa si può recare ad effetto senza difficoltà. Fatto questo e vivendo senza quasi veruna immagine di piacere, io non potevo mantenermi però senza patimento, perché la lunghezza del verno, l'intensità del freddo e l'ardore estremo della state, che sono qualità di quel luogo, mi travagliavano di continuo. E il fuoco, presso il quale mi conveniva passare una gran parte del tempo, mi naridiva le carni e straziava gli occhi col fumo, di modo che, né in casa né a cielo aperto, io mi poteva salvare da un perpetuo disagio. Neanche poteva conservare quella tranquillità della vita alla quale principalmente erano rivolti i miei pensieri. Perché le tempeste spaventevoli di mare e di terra, i ruggiti e le minacce del Monte Ecla, il sospetto degli incendi, frequentissimi negli alberghi come sono i nostri fatti di legno, non intermettevano mai di turbarmi. Tutte le quali incomodità in una vita sempre conforme a se medesima e spogliata di qualunque altro desiderio e speranza e quasi di ogni altra cura che d'esser quieta riescono di non poco momento e molto più gravi che elle non sogliono apparire quando la maggior parte dell'animo nostro è occupata dai pensieri della vita civile e dalle avversità che provengono dagli uomini. Pertanto, veduto che più che io mi ristringeva e quasi mi contraeva in me stesso, a fine di impedire che l'esser mio non desse noia né danno a cosa alcuna del mondo, meno mi veniva fatto che le altre cose non mi inquietassero e tribolassero. Mi posi a cangiar luoghi e climi, per vedere se in alcuna parte della terra potessi, non offendendo, non essere offeso, e non godendo, non patire e questa deliberazione fui mosso anche da un pensiero che mi nacque che forse tu non avessi destinato al genere umano se non solo un clima della terra come tu hai fatto a ciascuno degli altri generi degli animali e di quei delle piante e certi tali luoghi fuori dei quali gli uomini non potessero prosperare né vivere senza difficoltà e miseria da dover essere imputate non a te ma solo a essi medesimi quando egli non avessero disprezzati e trapassati i termini che fossero prescritti per le tue leggi alle abitazioni umane. Quasi tutto il mondo ho cercato e fatto esperienza di quasi tutti i paesi, sempre osservando il mio proposito di non dar molestia alle altre creature, se non il meno che io potessi, e di procurare la sola tranquillità della vita. Ma io sono stato arso dal caldo fra i tropici, rappreso dal freddo verso i poli, afflitto nei climi temperati dall'incostanza dell'aria, infestato dalle commozioni degli elementi in ogni dove. Più luoghi ho veduto nei quali non passa un dì senza temporale, che è quanto dire che tu dai ciascun giorno un assalto e una battaglia formata a quegli abitanti, non rai verso te di nessuna ingiuria. In altri luoghi la serenità ordinaria del cielo è compensata dalla frequenza dei terremoti, dalla moltitudine e dalla furia dei vulcani, dal ribollimento sotterraneo di tutto il paese. Venti e turbini smoderati regnano nelle parti e nelle stagioni tranquille dagli altri furori dell'aria. Talvolta io mi ho sentito crollare il tetto in sul capo pel gran carico della neve, talaltra per l'abbondanza delle piogge la stessa terra fendendosi mi si è dileguata di sotto i piedi alcune volte mi ha bisognato fuggire a tutta lena dai fiumi che mi inseguivano come fossi colpevole verso loro di qualche ingiuria molte bestie selvatiche non provocate da me con una menoma offesa mi hanno voluto divorare molti serpenti avvelenarmi in diversi luoghi è mancato poco che gli insetti volanti non mi abbiano consumato infino alle ossa. Lascio i pericoli giornalieri, sempre imminenti all'uomo e infiniti di numero, tanto che un filosofo antico non trova contro al timore altro rimedio più valevole della considerazione che ogni cosa è da temere. Nelle infermità mi hanno perdonato, con tutto che io fossi come sono ancora non dico temperante, ma continente dei piaceri del corpo. Io soglio prendere una piccola ammirazione considerando che tu ci abbia infuso tanta e si ferma e insaziabile avidità del piacere. Dessunta dal quale la nostra vita, come priva di ciò che ella desidera naturalmente, è cosa imperfetta. D'altra parte, abbia ordinato che l'uso di esso piacere sia quasi di tutte le cose umane la più nociva alle forze e alla sanità del corpo, la più calamitosa negli effetti in quanto a ciascheduna persona, e la più contraria alla durabilità della stessa vita. Ma in qualunque modo, astenendomi quasi sempre e totalmente da ogni diletto, io non ho potuto fare di non incorrere in molte e diverse malattie delle quali alcune mi hanno posto in pericolo della morte, altre di perdere l'uso di qualche membro, o di condurre perpetuamente una vita più misera che la passata, e tutte per più giorni o mesi mi hanno oppresso il corpo e l'anima con mille stenti e mille dolori. E certo, benché ciascuno di noi sperimenti nel tempo delle infermità, mali per lui nuovi o disusati, e infelicità maggiore che egli non suole. Come se la vita umana non fosse bastevolmente misera per l'ordinario, tu non hai dato all'uomo, per compensarlo, alcuni tempi di sanità soprabbondante e inusitata, la quale gli sia cagione di qualche diletto straordinario per qualità e per grandezza. Nei paesi coperti per lo più di nevi, io sono stato per accecare, come interviene ordinariamente ai Lapponi nella loro patria, dal sole e dall'aria cose vitali, anzi necessarie alla nostra vita, e però da non potersi fuggire, siamo ingiuriati di continuo. Da questa con la umidità, con la rigidezza e con altre disposizioni, da quello col calore e con la stessa luce, tanto che l'uomo non può mai, senza qualche maggiore o minore incomodità o danno, starsene esposto all'una o all'altro di loro. E infine, io non mi ricordo aver passato un giorno solo della vita, senza qualche pena, laddove io non posso numerare quelli che ho consumati senza pure un'ombra di godimento. Mi avveggo che tanto ci è destinato e necessario il patire quanto il non godere, tanto impossibile il vivere quieto in qualsiasi modo quanto il vivere inquieto senza miseria. E mi risolvo a concludere che tu sei nemica scoperta degli uomini e degli altri animali e di tutte le opere tue che ora ci insidi, ora ci minacci, ora ci assalti, ora ci pungi, ora ci percuoti, ora ci laceri, e sempre o ci offendi o ci perseguiti, e che per costume e per istituto sei carnefice della tua propria famiglia, dei tuoi figliuoli, e per dir così, del tuo sangue e delle tue viscere. Pertanto rimango privo di ogni speranza, avendo compreso che gli uomini finiscono di perseguitare chiunque li fugge o si occulta con volontà vera di fuggirli o di occultarsi, ma che tu, per ni una cagione, non lasci mai di incalzarci finché ci opprimi. E già mi vengo vicino il tempo amaro e lugubre della vecchiezza. Vero e manifesto male, anzi, cumulo di mali e di miserie gravissime. E questo tuttavia non accidentale, ma destinato da te per legge. A tutti i generi dei viventi, preveduto da ciascuno di noi fino nella fanciullezza e preparato in lui di continuo, dal quinto suo lustro in là, con un tristissimo declinare e perdere senza sua colpa, in modo che appena un terzo della vita degli uomini è assegnato al fiorire, pochi istanti alla maturità e perfezione, tutto il rimanente allo scadere e agli incomodi che ne seguono natura. Immaginavi tu forse che il mondo fosse fatto per causa vostra? Ora sappi che nelle fatture, negli ordini e nelle operazioni mie, trattone pochissime, sempre ebbi ed ho l'intenzione a tutt'altro che alla felicità degli uomini o all'infelicità. Quando io vi offendo in qualunque modo o con qualsiasi mezzo, io non me ne avvego, se non rarissime volte, come ordinariamente se io vi diletto o vi benefico, io non lo so, e non ho fatto come credete voi, quelle tali cose, o non fo quelle tali azioni per dilettarvi o giovarvi. E finalmente, se anche mi avvenisse di estinguere tutta la vostra specie, io non me ne avvedrei. Islandese, pongiamo caso che uno mi invitasse spontaneamente a una sua villa, con grande istanza, e io per compiacerlo vi andassi. Quivi mi fosse dato per dimorare una cella tutta lacera e rovinosa, dove io fossi in continuo pericolo di essere oppresso, umida, fetida, aperta al vento e alla pioggia. Egli, che non si prendesse cura di intrattenermi in alcun passatempo o di darmi alcuna comodità, per lo contrario, appena mi facesse somministrare il bisognevole a sostentarmi. E oltre di ciò mi lasciasse villaneggiare, schernire. Minacciare e battere dai suoi figliuoli e dall'altra famiglia. Se querelandomi io seco di questi mali trattamenti mi rispondesse: Forse che ho fatto io questa villa per te? O mantengo io questi miei figliuoli e questa mia gente per tuo servigio? Ebbene, ho altro da pensare che dei tuoi sollazzi e di farti le buone spese. A questo io replicherei Vedi, amico, che siccome tu non hai fatto questa villa per mio uso, Così fu in tua facoltà non invitarmici, ma poiché spontaneamente hai voluto che io ci dimori, non ti si appartiene egli di fare in modo che io, quanto è in tuo potere, ci viva perlomeno senza travaglio e senza pericolo. Così dico ora, so bene che tu non hai fatto il mondo in servigio degli uomini. Piuttosto crederei che l'avessi fatto e ordinato espressamente per tormentarli. Ora domando. T'ho io forse pregato di pormi in questo universo? O mi sono intromesso violentemente, o contro tua voglia? Ma se di tua volontà, e senza mia saputa, e in maniera che io non poteva sconsentirlo né ripugnarlo, tu stessa, con le tue mani, mi vi hai collocato. Non è egli dunque ufficio tuo? Se non tenermi lieto e contento in questo tuo regno, almeno vietare che io non vi sia tribolato e straziato? E che l'abitarvi non minoccia. E questo che dico di me, dicolo di tutto il genere umano, dicolo degli altri animali e di ogni creatura. Natura, tu mostri di non aver posto mente che la vita di questo universo è un perpetuo circuito di produzione e distruzione, collegate ambedue tra sé di maniera che ciascuna serve continuamente all'altra e alla conservazione del mondo il quale, sempre che cessasse o l'una o l'altra di loro, verrebbe parimenta in dissoluzione. Pertanto risulterebbe in suo danno, se fosse in lui, cosa alcuna libera da patimento. Islandese, cotesto medesimo, odo ragionare a tutti i filosofi, ma poiché quel che è distrutto patisce e quel che distrugge non gode, e a poco andare è distrutto medesimamente... Dimmi quello che nessun filosofo mi sa dire. A chi piace o a chi giova, cotesta vita infelicissima dell'universo, conservata con danno e con morte di tutte le cose che lo compongono. Mentre stavano in questi e simili ragionamenti, e fama che sopraggiungessero due leoni, così rifiniti e maceri dall'inedia, che appena ebbero forza di mangiarsi quell'islandese. Come fecero? E presone un poco di ristoro, si tennero in vita per quel giorno. Ma sono alcuni che negano questo caso e narrano che un fierissimo vento, levatosi mentre che l'islandese parlava, lo stese a terra e sopra gli edificò un superbissimo mausoleo di sabbia. Sotto il quale colui dissecato perfettamente e divenuto una bella mummia, fu poi ritrovato da certi viaggiatori e collocato nel museo. Di non so quale città di Europa.